Siamo in Val Brembana, è il 1914. Fa caldo e ci sono le zanzare. Che bello. Esatto, motivo più che valido per adirare una persona. Ma il personaggio di oggi non è un uomo qualunque, ma bensì una specie di fusione alla Dragon Ball tra Captain America e Rambo. Ecco, stanno a togli gli incubi, ecco. Schifo. Captain America con i bozzi. Captain America brutto. Un uomo che è stato bullizzato, e per bullizzato minimizzo molto la cosa. Beh, in questa giornata uggiosa, questa persona uccide 7 persone, diventando il primo vero Avenger. Un eroe. Emozionatissimo. Questa canzone si chiama Simone Pianetti e ci è stata offerta molto gentilmente dai Folk Song. Dopo che Mario si è calato le mutande piangendo, per favore, per favore, vi prego, possiamo usare. No, comunque grazie, riprenderemo il discorso Foxstone più tardi e procediamo finalmente al 6° episodio di Serial Killer d'Italia, Simone Pianetti. Simone Pianetti nasce proprio in Val Brembana nel 1858 a Camerata Cornello, che è una piccola fazione in provincia di Bergamo, paese di mandriani, gente un po' scontrosa, ma con una grande conoscenza delle montagne e dei boschi. Tipo il nonno di Heidi, un paese pieno, esatto, di nonni di Heidi. Pieno di Heidi e di nonni di Heidi, di pecore, di animali, eccetera. La famiglia di Simone è una famiglia benestante, a differenza di tante altre famiglie che vedono i loro figli partire per l'America, come succedeva all'epoca. E anche Simone vuole partire, nonostante le divergenze col padre, che non lo riteneva necessario, visto che da mangiare c'è l'hai, stiamo bene, sono poveri, partono. Non serve, non serve. A quanto pare, un aneddoto già interessante, pare che Simone sparò al padre col fucile senza prenderlo. Naggia. Sì, però l'ha lisciato perché era stato minacciato che non avrebbe ricevuto l'eredità se fosse partito per gli USA. Motivo più che valido per sparargli, direi. Sì, vabbè, ok, ha reagito un po' mazzo. Ma il ragazzo ha un caratteraccio, fa un po' come gli pare, quindi parte con meno di 10.000 lire in tasca, che per l'epoca non erano poche. L'inflazione, capito? Nell'arco di un secolo 10.000 lire, una volta ci andavi in America, a monte ci compri al massimo un grammetto. Sì, ma neanche forse, perché insomma. Si stabilisce a New York e poi a Pittsburgh in Pennsylvania, per diversi anni, dove gestisce una società di importazioni di vini. Da qui i primi problemi. E vai, proprio perché la mano nera, nome con la quale veniva chiamata la mafia all'epoca, vuole il pizzo da Pianetti, cosa che egli denuncia alle autorità, ma che comunque sarà costretto a ripartire perché per le continue minacce di morte. Il sogno americano si realizza, sì, per Pianetti. Si ristabilisce quindi in Val Brembana. Com'è bello dire Val Brembana? Val Brembana, Val Membrana. No, è Val Brembana. Si sposa con Carlotta Marini, da cui avrà la bellezza di 8 figli. I preservativi all'epoca. No, neanche il concetto di salto della quaglia, probabilmente. Buona quaglia. Cerca di capire cosa fare della propria vita e apre una trattoria che gestirà proprio con la moglie. E vendono quaglie? No, non lo so che cosa vendevano. Una trattoria, vendevano forse anche le quaglie, dipende insomma dalla zona. Gli affari vanno a gonfie vele, talmente tanto che con l'aumentare del turismo Pianetti ha l'idea di aprire anche una sala da ballo. Oh, che figo. Decide anche di costruire una fontana nella città, in accordo col comune, che pagherà solamente lui, ma che la userà tutto quanto il paese. Giustamente il comune, vai, fai quello che ti pare, io non ti do una lira. Ma pure tu, ma prendi queste iniziative, vabbè, fatti gli affari tuoi, insomma. È una passione per le fontane. Di lì a poco, la passione per le fontane, che passione. Di lì a poco, oltre alle varie litigate con tutto il paese, ricordiamo il caratteraccio di Simone, verrà denunciato dal parroco per promiscuità proprio a causa della sala da ballo nel suo locale. Niente, sarà costretto a chiudere i battenti. E per me da qui in poi è già un motivo più che valido per ammazzare tutti. Sì, proprio lo dico. Tra pazienza e follia. Sì, sì. Ma caro Stefano, il caro Stefano. Io. Simone è un uomo dalle mille risorse, un uomo che non demorde, sembra sempre un passo avanti a tutti e non si cura delle chiacchiere del paese nei suoi confronti. Decide quindi di rimettersi in carreggiata, producendo farina con un mulino elettrico. All'epoca una novità.
novità all'ultimo grido. Poca manodopera e entrate da capogiri lo rimettono in auge e sembra che tutto sia tornato a posto, ma il paese continua a parlargli dietro. Vabbè, rotto il cazzo però sto paese, capito? E non passa molto tempo prima che ripartono con congetture assurde, tipo che la farina prodotta con un mulino elettrico fa male alla salute, tanto che poi verrà pure chiamata farina del diavolo. Ma esagerati, porca sì, miseria. Sì, proprio deliranti, un paese deliranti. Magari avevano qualcosa nell'acqua, non lo so. Ho sempre detto che il nonno di Heidi c'aveva qualcosa che non andava. Simone si rivolge al sindaco del paese e anche allo stesso parroco, che lo aveva denigrato tempo prima, ma niente, continua a litigare con tutto il paese. D'altronde abbiamo già detto del suo temperamento instabile, ma chi non lo sarebbe al suo posto? Perché insomma, io già l'ho giustificato. Non guardare me. Per noi già poteva sbroccare un po' di tempo prima. Come se non bastasse, proprio per mettere, per aggiungere tasselli alla situazione, suo figlio Aristide si ammala. Un uomo baciato dalla fortuna. Praticamente. Pianetti lo porta dal medico, che diagnostica un mal di pancia, che durerà a lungo però, tant'è che poi Pianetti dovette riportarlo da un altro dottore, che vide nel figlio un appendicite in stato avanzato. Giustamente, anche perché il mal di pancia è un termine prettamente medico. Sì, sì, no, ma questo tuo figlio ha un mal di pancia, insomma, non ha nulla, sì, sì. Un altro po' scoppia praticamente. E niente, a questo punto Simone è affranto, è arrivato, come si suol dire, alla frutta. Ma non è un uomo impreparato. Da tempo prepara una lista, una lista di nomi, una lunga lista di almeno 40 persone. Oh, qui mi inizia a piacere. Esatto, qui comincerà a piacere a molti. Perché sono le stesse persone che per anni lo hanno deriso fino a portarlo al fallimento finanziario. E chi ci farà mai con questa lista? E cosa ci farà mai con questa lista? Ma è un aneddoto in particolare che fa scattare la molla, l'ultima goccia. Lo stesso medico che aveva sbagliato diagnosi al figlio passa davanti casa sua la mattina del 13 luglio 1914, data importantissima. Cosa fa il medico? Sputa per terra. Affronto. All'epoca si masticava tabacco, quindi probabilmente era fu un caso. Ma Simone vede bianco. Non era vede nero? Non lo so. Vede bianco, vede nero. Vabbè, vede. In ogni caso Simone lì prende e gli girano le balle, vogliamo dire così? Ok. Entra in casa, carica il fucile, prende la lista e parte alla caccia delle persone che lo hanno reso l'uomo degno di un episodio di Serial Killer d'Italia. Vedi, masticare tabacco alla fine fa male. In un modo o nell'altro nel senso, fa male a me o fa male? No, a te e Mario. Fa male. Non masticate tabacco o farete male a Mario, per cortesia. Questo è un momento serio. Non masticate tabacco. Ogni volta che mastichi tabacco, un piccolo Mario muore. La prima vittima è proprio il medico, che uccide con due colpi di fucile dopo due ore di appostamento. Si dirige... Ce l'aveva davanti casa, perché due ore di appostamento? Vabbè, il tempo di prendere il fucile, la lista, il medico comunque cacchio correva. Stava in bicicletta. Ecco, il medico okay. Era in bicicletta, quindi tutto dobbiamo... Torna. Dopodiché si dirige al comune per colpire il sindaco, ma trova il consigliere comunale Abramo Giudici e la figlia Valeria. E inizia a sparare ad cazzum a loro così. No, entrambi sono nella lista. Tra l'altro non gli serve guardare questa lista per uccidere le due prede e procede alla caccia senza sosta. La quarta vittima è il calzolaio Giovanni Ghilardi. Sembra il trailer di un film. Il calzolaio Giovanni Ghilardi. Un uomo da una mille calzine. Un uomo, un calzino. Ma è solo l'antipasto prima di dirigersi alla parrocchia, dove forse c'è la preda più ghiotta. Gesù. No. Si tratta del parroco Camillo Filippi e lo trova in compagnia del messo comunale Giovanni Giupponi. Saluta, si inchina e spara i due con meticolosa freddezza. Però l'etichetta prima di tutto. Quale etichetta? Saluta, si inchina. Ah, no, certo. No, l'etichetta del vestito. Siamo a sei, ma la lista è lunga e il Pianetti ha fame di vendetta e va all'ultima vittima, Caterina Milesi, detta Nella dai paesani, che uccide per non aver pagato un debito e molto probabilmente fu lei a mettere in giro la voce della farina del diavolo. Tra l'altro, la malcapitata era col nipotino di 9 anni che, ti dimostro, Simone risparmia perché sa perfettamente chi deve uccidere. Ah, e quindi aveva un cuore alla fine. Sì, i bambini non si toccano.
neanche noi, cioè veramente, guarda, anche se tu fai battute poi le tagli perché poi non vuoi che le sentano gli altri. Non ho detto nulla, non hai le prove. No, ormai non più. Ormai non più. Diramato l'allarme, Pianetti fugge nei boschi, dove sopravvive con la caccia e l'aiuto di Carbonai e Mandriani. Tra l'altro era esperto dei boschi di Mandriani. E di Mandriani, era esperto di Mandriani. Perché nel frattempo le gesta del Pianetti fanno anche il giro del paese e viene considerato un vendicatore, un eroe. Appaiono per esempio scritte sui muri che citano "Viva il Pianetti", uno in ogni paese. Sembra uno spot elettorale. Sì, più Pilo per tutti, no? Vota Pianetti. Vota Pianetti, vota l'omicidio. Quando c'era lui il Pianetti. Quando c'era lui. Dovrebbero cambiare. Quando c'era lui. E nessuno sa dove sia finito, ed è molto probabile che delle persone coprano le sue tracce. Scoppia anche un caso politico tra clericali e anticlericali, dall'uccisione del parroco. Insomma, la storia di Pianetti sembra diventare una storia davvero supereroe. Supereroe che ammazza i preti, certo. Sì, 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 con calzamaglia e tutto il resto. Bello, mazza. E la cosa veramente meravigliosa è che Simone non verrà mai catturato dalle autorità, nonostante la taglia sulla testa aumentasse, ma nessuno voleva tradire il giustiziere. Il caso di Pianetti è aperto ancora oggi. Ci sono congetture sul fatto che riuscì a tornare negli Stati Uniti per poi ritornare in Italia ormai anziano. Dove divenne famoso sotto il nome di Mike Bongiorno. Perché? <No. ride> Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale poi le ricerche si bloccano. Insomma, un fortunello, oserei dire. Ma mica tanto, visto quello che gli è successo durante la vita, però sì, dai. Per concludere, siamo tutti vittime e carnefici. E a volte i torti e le ingiustizie che compiamo verso le altre persone potrebbero tornarci indietro come boomerang, direttamente proporzionali al male che abbiamo fatto. E il Pianetti, che da una parte è un Avenger e dall'altra un Babadook per le storie dei bambini, ne è l'esempio tangibile. Egli è un serial killer, ma con la freddezza e la voglia di giustizia di un vero eroe pop. Sì, bravo, bravo, grande, grandissimo. E adesso, come i più grandi giocatori di basket, passo la palla a Stefano. Che l'ho perso. Ecco, perché tu sei un giocatore di merda e quindi vabbè. Sì, sì, sì. E a proposito dei giocatori di merda, io non ho nemmeno preparato la prossima puntata. Ecco, quindi sei una merda proprio completa. Quindi io colgo questa palla, la riprendo, la raccatto. Se volete sentire storie di un personaggio in particolare, fatecelo sapere, insomma, su Facebook, Instagram, nei commenti del podcast. E noi ovviamente vi ignoreremo. Sapientemente, esatto. Insomma, ecco, fatecelo sapere, anche perché poi sui social pubblichiamo anche diversi sketch e contenuti extra, quindi vi conviene andarci. Se proprio non avete un cavolo da fare da mattina a sera, andate anche lì, oltre a sentire la puntata. Considerate che io li vedo, nonostante sia io a farli, siamo noi a farli, io me li guardo come se li facessero. Ma tu perché sei narcisista e ti piace il suono della tua voce? Sì, la mia voce è stridula. Per niente sexy. Siamo arrivati alla fine. Ah, era ora. Ciao, ciao, più. Oggi siamo velocissimi, tra l'altro. Dovete sapere che nel proporvi i personaggi di cui vi parliamo, comunque c'è uno studio sotto. Cerchiamo di là di qua un non po'. Erano inventati. No, io no, no. Capito. No, sono personaggi veri, personaggi realmente esistiti. Nel cercare informazioni su Simone Pianetti mi sono imbattuto in questo gruppo folk metal di nome Folkstone. Loro sono di Bergamo, un gruppo veramente pazzesco, incredibile. Infatti, come ho ascoltato il pezzo dedicato proprio a Simone Pianetti, mi sono innamorato e gli ho chiesto se potevamo utilizzarlo nell'episodio di oggi. Visto che è stato abbastanza insistente, loro ci hanno risposto con un'ordinanza restrittiva per Mario, che deve tenersi a 200 metri tutto il gruppo. Trovate nella descrizione i link per andarli a ascoltare. Adesso noi vi lasciamo ai Folkstone con il pezzo Simone Pianetti.